Se mettete le chiavi tra le dita della mano, proprio come sto facendo io adesso, per sferrare un pugno ancora più forte e doloroso, si può parlare di porto d'arma impropria? Difendersi con un mazzo di chiavi da un'aggressione è legale? La chiave non è né un'arma propria né impropria. Dunque, nessun agente di polizia potrà chiedervi perché siete usciti di casa con un mazzo di chiavi lunghe e appuntite nelle tasche, neanche se si tratta delle chiavi della cassaforte o della porta blindata della vostra casa al mare. Le chiavi non nascono come strumento di legittima difesa personale, ma eccezionalmente possono essere utilizzate proprio per questo scopo, ma attenzione, solo se c'è un grave e urgente pericolo all'incolumità fisica. Bisogna cioè trovarsi in una situazione di necessità che richiede un intervento immediato, senza che sia possibile una soluzione alternativa rispetto all'uso della violenza. Chi si sente minacciato non può solo per questo colpire per primo. La difesa preventiva non è ammessa dalla nostra legge. Insomma, per parlare di difesa personale è necessario che vi troviate indifesi davanti al vostro carnefice in una situazione disperata dalla quale non potete sottrarvi agevolmente. Lì allora potete anche estrarre il mazzo di chiavi dalla tasca e usarlo per colpire al volto l'aggressore. Tuttavia, il fatto di avere il tempo per predisporre le chiavi tra le nocche delle dita, proprio per rendere più letale il colpo, potrebbe essere incompatibile con la situazione di urgenza che richiede invece la legittima difesa, ma piuttosto potrebbe essere un indizio di premeditazione e in questo caso l'uso della chiave sarebbe assolutamente vietato. Questa è la legge.